Come potevamo rimanere senza? Anche quest'anno è iniziato il Grande Fratello sulle note di Moves Like Jagger, ballata dalla conduttrice Alessia Marcuzzi e dai concorrenti delle passate edizioni. È partita così la 12ª edizione del reality show e certo non mancheranno sorprese e colpi di scena, sia per i concorrenti che per gli spettatori. La neomamma Alessia ci presenta subito i nuovi Geffini, che non mancano di storie particolari e misteriose. Cominciamo da Kiran, il principe indiano di cui tanto si è parlato, che in realtà è un ragazzo di 23 anni con un accento marcatamente bergamasco, adottato all'età di 3 mesi. Lavora come fattore da quando aveva 14 anni e si professa un gran lavoratore. Nessuna nobiltà, dunque, tranne quella decaduta di Leone Guicciardini, barista di Firenze e discendente del più noto Francesco. Altra sorpresa, quella di Claudia Letizia, la mamma 32enne con la passione per il burlesque, che regala al pubblico uno spettacolo degno di Dita Von Teese in diretta dallo studio. Naturalmente, anche in questa edizione non mancano le esperienze di alcuni ragazzi che hanno vissuto in maniera dolorosa la separazione dei loro genitori. Adriana, 21 anni, di Salerno, racconta di non aver mai conosciuto suo padre e si commuove quando riceve una lettera di sua nonna nel confessionale. Momenti di ironia invece con Danilo, il barista 22enne di Bari, già ribattezzato dagli inquilini come il nuovo Checco Zalone, che dovrà passare le prossime 24 ore ammanettata a Sofia, la ragazza 23enne di Pescara, che anche se figlia e nipote di due olimpionici di pallanuoto non sa nuotare. Da questo momento dunque il bunker più famoso d'Italia è il set delle vicende di 18 concorrenti, che aspirano a un montepremi di 250.000 euro.